credo che un paese, una regione, una comunità che non coltivi la memoria si basa su radici molto instabili e labili, per cui è giusto coltivare la memoria delle personalità che sono state per lunghi anni espressione di questa regione al vertice dello Stato. E certamente Puglia è stato uno di quelli, lo è stato con forza, con grande radicamento territoriale, con convinzione ideale. Sì, una giornata importante perché la politica calabrese, anche quella attuale, deve avere rispetto di chi piantò le radici. E Carmelo Puglia credo sia stato uno dei dirigenti politici migliori che la Calabria abbia mai avuto, perché ha sempre saputo coniugare i bisogni del territorio con una visione di sviluppo della regione. E quindi sono particolarmente contento di partecipare a questo incontro oggi.